Allora, innanzitutto vorrei ringraziare i gruppi e i partiti che hanno voluto sostenermi per questa candidatura. Devo dire che ancora quando si stava parlando ai tavoli di programmi e ancora non si stava parlando di nomi per un candidato sindaco, stavano emergendo dei consensi sul sottoscritto e ho ricevuto attestati di stima a titolo personale, ai quali spero di essere in grado di poter contraccambiare con l'impegno che sto mettendo in campo. Si tratta di una coalizione di centrodestra, di una coalizione che presenta i valori di partito e presenta i valori della società civile. Abbiamo quindi una coalizione eterogenea, composta da persone che entreranno nelle varie liste, che vanno dallo studente al pensionato, passando dal dipendente, dal lavoratore e dal professionista. Quindi, veramente, saronnesi che si mettono in gioco per il bene e per il futuro della propria città. Siamo quindi ad vedere quello che è un aspetto politico che vogliamo rilanciare per Saronno. Abbiamo visto in questi anni una Saronno che politicamente si è chiusa su se stessa, ha cominciato ad evitare il dialogo con gli altri enti istituzionali, ponendosi in una condizione di scontro anziché di dialogo. Abbiamo visto sulla partita dell'Ato, l'abbiamo visto sulla partita con quei comuni limitrofi, quindi una volontà di imporre una propria idea senza dialogo. Quindi sarà un impegno preciso da parte nostra riprendere il dialogo con i comuni limitrofi a Saronno, quelli del circondario, con gli enti locali, gli enti del territorio e quindi di conseguenza provincia, regione e possibilmente ministeri quando sarà opportuno. Quindi su queste partite Saronno deve cominciare a guardare a se stessa e non limitarsi a considerarsi una ruota di scorta di Varese, di Como o di Milano. Siamo Saronno, dobbiamo pensare che siamo saronesi, abbiamo il nostro valore, abbiamo la fortuna, come mi insegnano da anni, di essere incastonati in un crocevia tra Milano, Varese, Como e quindi siamo un fulcro fondamentale. Dobbiamo soltanto riprendere in mano il desiderio e la consapevolezza di essere importanti per noi stessi. Le questioni amministrative.